Ciao a tutti, oggi prepareremo il detersivo liquido per bucato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono acqua, sapone per bucato tagliato a pezzi, bicarbonato e olio essenziale profumato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il sapone tagliato a pezzi. E lo facciamo tritare per 20 secondi a velocità da 6 a 10. Ci teniamo a precisare che il sapone è un sapone neutro e non creerà nessun problema al boccale neanche per le cotture, perché è come se lavassimo il boccale con un detergente neutro. Quindi facciamo partire a velocità da 6 a 10. Sapone tritato, aggiungiamo l'acqua, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 20 minuti, 80 gradi, velocità 1. Adesso aggiungeremo il bicarbonato. Quindi andremo a disinfettare ancora di più il nostro boccale. E azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 3. Trasferiamo in un contenitore e lasciamolo raffreddare per una notte. Trascorsa una notte abbiamo ripreso il composto che si è indurito, come potrete notare. Adesso lo divideremo a metà con l'aiuto di un coltello. E lo rimetteremo all'interno del boccale. Aggiungiamo l'acqua. E chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità da 6 a 10. Trasferiamo il detersivo in un flaconcino per detersivi. Senza lavare il boccale, ripetiamo l'operazione con il restante composto. Versiamo un altro mezzo litro d'acqua. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo nuovamente il bimby per 40 secondi, sempre a velocità da 6 a 10.
Il resto del detersivo è pronto. Trasferiamolo sempre nel contenitore per detersivi. Dopo aver riempito il nostro flacone, adesso se lo gradite potremo aggiungere delle gocce di oli essenziali profumati. Chiudiamo con il tappo. Lo agitiamo leggermente. E il nostro detersivo è pronto. Detersivo liquido per il bucato a mano e in lavatrice. Vi consigliamo di agitarlo prima di ogni uso. Grazie e alla prossima ricetta.